Seconda giornata di ritorno del girone F della Serie D. Al della Vittoria, i padroni di casa, ultimi in classifica, affrontano i terzultimi del girone, i giallorossi del Termoli. Settimana intensa quella che ha attraversato la squadra del Tolentino con il subentro di mister Gianfranco Zannini al posto di Maurizio Mattoni. Seconda esperienza in seno alla squadra cremisi per il neo mister, dopo l'esperienza del 2000 e 2001 coincisa con lo spareggio salvezza contro il Morro d'Oro al del Duca di Ascoli Piceno. Nei padroni di casa assente il bomber Vitello per squalifica, oltre a Tizzi infortunato, e del centrocampista Bondi colpito da un virus intestinale. Nuovo schema tattico quello schierato dal neo trainer del Tolentino, che si affida al 4-4-2 con in avanti Davide Moscatti e Matteo Pallecchi. Ben 6 under dal primo giro di orologio nella squadra di cremisi quest'oggi in campo con la maglia grigia. 4 gli under invece quelli schierati dalla formazione ospite molisana con mister Raffaele Esposito, che predilige il 3-5-2 con le due punte avanzate da Silva e Baldè. Dopo pochissimi secondi i padroni di casa si rendono pericolosi con Nagi, che tenta di superare l'estremo ospite Lombardi, il quale però è costretto a rifugiarsi in calcio d'angolo. Ancora i locali, al 10° minuto Moscardi viene fermato irregolarmente da De Marzo, giallo per il giocatore giallo-rosso, calcio piazzato, si prende l'onere della battuta direttamente Pallecchi, respinge il numero 1 ospite. Gara che ovviamente stenta a decollare, troppo alta l'importanza della posta in palio tra le due formazioni inguaiate nella zona bassa della classifica. Tutto ciò ovviamente ne va a discapito dello spettacolo e del bel gioco. Al 28 ripartenza di Balè, guadagna spazio in avanti, apre per Carnevale la cui conclusione risulta essere debole. Al secondo minuto di recupero della prima frazione di gioco ancora un affondo ospite Carnevale viene di nuovo servito ma non riesce a trovare la stoccata vincente. Si chiude la prima frazione di gioco sullo 0-0. Ad inizio ripresa mister Esposito lancia nella sfida Dragutinovic e lascia negli spogliatoi da Silvio Costa. Dopo 3 giri d'orologio gli ospiti hanno la grossissima opportunità per sbloccare il risultato. Bamba serve Carnevale che da buonissima posizione mette il pallone grossolatamente sul fondo. Al 12° calcio piazzato per i locali, Pallecchi serve al centro, testa di Zitti, sulla traiettoria si ritrova Utsol che mette il pallone sopra la traversa. Insistono gli ospiti al 27° con 2 tentativi ravvicinati dalla sinistra alla conclusione di Ciofi che viene respinta dai Gagliardini. L'azione continua con la sfera che viene recuperata da Carnevale la cui conclusione è fermata dal numero 1 locale. Immediato capovolgimento di fronte, Rozzi in posta, guadagna profondità, scambia con Giuli, cross del centrocampista entrato al posto di Papaserio per Domenico Masserotti che con un tapin mette alle spalle di Lombardo. 1-0 per i padroni di casa. La squadra ospite sospinge quella di casa nella propria metà campo, con il trascorrere dei minuti gli ospiti aumentano di intensità con dei tentativi che però non risultano risolutivi. Mister Zannini richiama in panchina Pallecchi e manda in campo Gori cercando di arginare la zona centrale del terreno di gioco. Il pareggio ospite arriva nel secondo dei 7 minuti di recupero, la stoccata dal limite di De Marzo viene in qualche maniera respinta da Gagliardini, sul pallone si avventa Dragutinovic che insacca per l'1-1 finale, divisione quindi la posta in palio con le due formazioni che dovranno certamente lottare per invertire le attuali posizioni in classifica.